Prosegue il piano di riqualificazione arborea della Villa Comunale. Questa mattina, alla presenza del vice sindaco Raffaele Del Giudice, sono stati piantati 15 nuovi lecci, i primi di 50 che saranno messi a dimora nei prossimi mesi. Oggi noi stiamo rinfoltendo la lecceta, l'antica lecceta che stava in villa. Abbiamo iniziato una serie di interventi di manutenzione alla Villa Comunale e stiamo proseguendo dopo l'impianto di irrigazione che è stato rimesso tutto in sesto, la nuova predisposizione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti e poi delle foglie e servizio a parte. Oggi noi iniziamo questo programma sulla lecceta con i primi 15 lecci a chioma libera, con un fusto scelto in maniera tale che possa essere tutorato. Abbiamo prima rimosso le ceppaie delle piante appunto disseccate e ammalorate, abbiamo sostituito il terreno e abbiamo piantato dei nuovi alberi con un sistema di irrigazione sotterraneo per evitare che abbiano stress durante la stagione estiva. L'operazione si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione del verde nei parchi urbani e prevede all'interno della villa il ripristino di 77 nuove piante in sostituzione di quelle malate e pericolanti. È un programma generale di ripristino delle alberature, perché purtroppo qui in villa abbiamo alberature vetuste che vanno incontro sia a disseccamento sia a problemi fitosanitari che portano al loro purtroppo abbattimento. La piantagione dei lecci è avviata stamane, segue quella di 27 ippocastani e alberi di Giuda. Un appello poi sempre ai cittadini di amare questa bellissima villa comunale, storica, con degli alberi bellissimi che purtroppo sono stati attaccati da alcuni parassiti che stiamo cercando di contrastare con tutte le forze, però non deturpate, godetevi questo bel parco, questa bella villa comunale, e questi sono gli alberi nuovi che saranno sempre più reimpiantati.